iniziamo? Così almeno vediamo di... perché capisco che c'è caldo e vi devo ringraziare per l'attesa, però capisco che l'argomento è talmente importante, talmente atteso che anche se c'è un po' di caldo non fa niente, supereremo anche questo. Buongiorno, benvenuti a tutti. È con vero orgoglio, ma con vera emozione e con... veramente sono quelle soddisfazioni che ogni tanto puoi da amministratore toglierti, dare una notizia che ieri ho voluto dare in anticipo al Consiglio Comunale, perché non l'avevo voluta dare alla stampa se prima non informavo il Consiglio Comunale, e oggi lo facciamo con i cittadini terrasini, lo facciamo con la stampa e lo facciamo con tutte le persone interessate. Innanzitutto diamo il benvenuto all'ingegnere Foti. L'ingegnere Foti è il capo della Protezione Civile regionale e gli diamo il benvenuto, lo ringraziamo per essere qua oggi presente in mezzo a noi, perché storicamente oggi per me il fine luglio, i primi di agosto è una notizia storica, perché non si era mai verificato prima in passato, c'erano sempre state ipotesi, c'erano sempre state discussioni, c'erano sempre state supposizioni di come farlo, di dove farlo, di vedere come anche poterlo finanziare. Invece storicamente, finalmente questa amministrazione, e devo dire grazie perché questo risultato non è un risultato solo di questa amministrazione, ma è un risultato che insieme all'assessorato territorio e ambiente, quindi all'assessore Croce, insieme alla protezione civile che ha capito la nostra sensibilità e ha capito il nostro problema, e insieme agli amici del Partito Democratico abbiamo fatto un percorso in questi mesi e siamo giunti ad avere per il comune di Terrasini un finanziamento che finalmente penso ci possa dare la luce e ci possa vedere la realizzazione concreta per un sottopassaggio a Terrasini. Nella rimodulazione dei progetti per il patto per il sud, la protezione civile ha inserito il comune di Terrasini in un finanziamento, con un finanziamento di 1.800.000 euro, così come previsto dal piano triennale delle opere pubbliche, e quindi noi oggi ci sentiamo autorizzati, ci sentiamo concretamente con le carte in regola, abbiamo tutto a posto per andare avanti e proseguire l'iter che già gli uffici avevano iniziato negli anni passati. Noi oggi daremo continuità a quest'iter, quindi informeremo i cittadini terrasini che saranno coinvolti per gli espropri, informeremo il direttore dei lavori, informeremo tutte le persone, tutti gli atti conseguenziali per dare finalmente la luce a un sottopassaggio individuato tra la via Calarossa e la via Partinico che possa veramente mettere in sicurezza come via di fuga questo territorio, che ricordiamo che è chiuso completamente dalla linea ferrata e dai passaggi a livello, e che finalmente in una voce di bilancio regionale c'è scritto sottopasso Terrasini. Io oggi non entrerò nel dettaglio, non l'ho chiesto neanche ai tecnici di farlo, ingegnere si accomodi, non l'ho chiesto neanche ai tecnici di farlo, di entrare nel dettaglio del sottopassaggio vero e proprio, perché poi il Consiglio Comunale dovrà dire la sua, dovremo fare una piccola variante, dovremmo entrare nel merito, ma oggi la cosa importante è che questo progetto preliminare c'è stato finanziato e che noi a seguire potremo fare tutte le opere conseguenziali. Quindi grazie, lo dico a tutte le persone che mi hanno collaborato per arrivare a questo risultato, grazie, lo stiamo dicendo e lo diremo sempre alla Protezione Civile che ha avuto questa sensibilità di finalmente inserire questo territorio in questa via di fuga, e sono veramente orgoglioso e contento, ma non ci fermeremo qui. E quindi l'impegno che chiediamo oggi al capo della Protezione Civile, così come lo chiediamo alla politica, è che ora l'iter e la tempistica deve essere quella più veloce possibile per arrivare all'obiettivo. Entro un paio di anni noi dobbiamo completare tutto l'iter per arrivare alla risoluzione finale di questo problema. Quindi grazie, e vorrei che l'ingegnere Foti ci dia il suo contributo. Un'ultima cosa, perché è una cosa anche importante, in questi giorni, oltre a questo sottopassaggio che è fondamentale per
la zona che va a destra del nostro territorio, anche da un'altra parte due lottizzazioni, li stiamo incentivando, siamo a ridosso della via Ralli, la via Tevere, la via Magnoli e la via Perez, stiamo incentivando due lottizzazioni primate a fare tutte le opere urbanistiche propedeutiche ad un altro sottopassaggio. E io penso che i privati, purtroppo con i loro tempi più veloci del pubblico, già hanno quasi presentato al Genio Civile le opere. Quindi anche lì siamo a buon punto e stiamo lavorando per un'altra alternativa. Quindi sia a sinistra che a destra stiamo lavorando per questo risultato. Grazie. Intanto mi scuso per il ritardo, ma è dovuto proprio a motivi di lavoro, perché in questo istante la Sicilia sta discretamente bruciando, perché dei criminali hanno deciso che devono distruggere il nostro territorio. È stato raggiunto un obiettivo, questo obiettivo è importante perché consente a una comunità, che è quella di Terrasini, di poter vivere con maggiore sicurezza, perché un qualunque evento evidentemente può essere fronteggiato in maniera più tranquilla, in quanto la via di fuga non serve solo per scappare, come ben potete capire, ma serve anche per poter consentire ai mezzi di soccorso di arrivare, e conseguentemente non rimanete isolati da questo punto di vista. L'obiettivo, in verità, lo cercavamo di perseguire da diverso periodo. C'è stata una possibilità, questa possibilità è stata rappresentata dagli interventi previsti nella sezione ambiente curati dal Dipartimento del Territorio e Ambiente, appunto all'interno del Patto per la Sicilia, la cui attuazione è svolta dal commissario per il dissesto idrogeologico. E nella rimodulazione di questi interventi c'era una parte relativa alle vie di fuga, e siccome tra le varie priorità esistenti in Sicilia abbiamo riscontrato che questa aveva una altissima priorità, appunto per i motivi che vi ho detto, le vie di accesso a Terrasini nella buona sostanza sono interamente, tranne una nella parte sud, insomma un pochino più complessa, dalla parte di Cinisi, ma è un pochino più complessa per i mezzi di soccorso, abbiamo evidentemente spinto affinché si potesse inserire appunto l'intervento tra quelli finanziati. L'intervento è stato finanziato, posso assicurare il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e soprattutto i cittadini che l'iter sarà estremamente veloce. Lei parla di 2 anni, io le dico che spero che in 1 anno e mezzo invece già l'intervento sia... riceverete già una nota, che fra l'altro è pronta, la devo solo firmare, di richiesta di nomina del gruppo dell'intervento. Le risorse già ci sono e conseguentemente siamo, il primo punto è appunto la nomina del gruppo e alcune situazioni che saranno a suo carico, come l'acquisizione di 2 codici che sono quelli che definiscono il progetto, il codice unico del progetto, il CUP e il CIG, dopo, appena sarà definito questo. Quindi questo è proprio l'avvio. Esiste, so, un preliminare che evidentemente era messo nel cassetto, perché se non c'era una copertura finanziaria era assolutamente illogico poter perfezionare lo stesso progetto. Adesso abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare, quindi è veramente, penso, un momento storico per la comunità di Terrasini. Sono i cittadini che devono andare fieri. Devo dire che l'amministrazione regionale, nella sua interezza, queste problematiche le ha cercato di seguire nel corso del tempo, proprio perché non sono le parole ma sono i fatti che caratterizzano poi l'azione di governo. Realmente non ho altro da dirvi, se non assicurarvi che seguiremo costantemente e che i cittadini soprattutto potranno seguire costantemente come si svilupperanno queste cose, perché nel sito del commissario saranno posti da qui a, diciamo, a settembre l'andamento dei vari interventi, in modo tale che voi possiate seguire a che punto è questo e tutti gli altri interventi che sono inseriti all'interno del patto. Signor Sindaco, non so se la mia domanda è prematura rispetto alla prospettiva che si apre, ma come mai non era
come mai non era presente un rappresentante delle Ferrovie dello Stato? È prematuro, ripeto, o non è necessario? In teoria noi quando abbiamo avuto il dialogo, il confronto con le Ferrovie dello Stato, loro ci hanno sempre detto che se chiudevamo un passaggio a livello attivo, loro sarebbero entrati a partecipare, a compartecipare alle spese, alla realizzazione. Se parliamo di un sottopasso e quindi gli altri passaggi a livello non vengono chiusi, allora non interessava l'opera. Quindi questa è un'ulteriore opera che a carico interamente della regione, non con la compartecipazione delle Ferrovie. Un'ultima domanda velocissima. Lei ha parlato del sito in maniera molto vaga. Sì. Può entrare per i nostri... Il progetto preliminare che noi abbiamo fatto vedere alla regione, abbiamo presentato, è quello che prevede, così come già da anni sono stati fatti degli studi, una strada che vada dalla via Calarossa fino ad arrivare al bivio della via Partinico e siamo a ridosso dell'autostrada, dell'uscita dell'autostrada. Via Calarossa più o meno all'altezza dove c'è la Marunnuzza. Quella è la strada, l'autorizzazione Cosmano. La strada, io ricordo che quando questa lottizzazione è stata autorizzata, già la strada è stata fatta con un dislivello rispetto alle ferrovie di circa 1,5 metri almeno. Quindi già c'è una predisposizione naturale sotto e sopra le ferrovie per realizzare il sottopasso con una giusta inclinazione, con una giusta pendenza. Quindi questo è il posto ideale individuato già in passato, noi questo è il progetto che intendiamo portare avanti, questo è il progetto preliminare che lo faremo diventare definitivo e quindi siccome dobbiamo confrontarci col Consiglio Comunale perché la passata amministrazione in giunta lo aveva già votato. Non era stata fatta solo una discussione, si evince dalle carte in Consiglio Comunale, ma non aveva avuto un benestare come variante. Quindi deve fare questo passaggio e dobbiamo fare tutti i passaggi conseguenziali per informare i cittadini che saranno fatti gli espropri e tutto e quant'altro. Grazie signor Presidente.